Iscrizioni online 2021-2022. Come si presenta la domanda? Per compilare la domanda di iscrizione è necessario cliccare sul pulsante Nuova domanda. La domanda si articola in tre sezioni, dedicate rispettivamente ai dati dell'alunno, della famiglia e della scuola. Nella sezione Dati alunno dovrai inserire i dati anagrafici e di residenza. È richiesto, ma non obbligatorio, il codice meccanografico della scuola di provenienza. La sezione Dati famiglia riguarda le informazioni sui genitori o chi presenta la domanda. Telefono e email, residenza e domicilio, la scelta sull'insegnamento della religione cattolica e i dati relativi a eventuali disabilità. Nella sezione Dati scuola ti viene chiesto di scegliere, in ordine di priorità, le scuole o i centri di formazione professionale CFP cui indirizzare la domanda, indicando il loro codice identificativo. La domanda viene inoltrata alla prima scuola CFP scelta. Le scuole indicate come seconda e terza scelta saranno invece coinvolte una dopo l'altra solo nel caso in cui la prima non abbia disponibilità di posti per il nuovo anno scolastico. Se non conosci i codici delle scuole scelte, puoi cercarli su Scuola in Chiaro dal sito miur.gov.it. Una volta inserito il codice della scuola scelta, hai la possibilità di scegliere tra offerte diverse di tempi scuola indirizzi di studio, indicandone la priorità. Ora puoi salvare i dati e scegliere una eventuale seconda e terza scuola. Le sezioni della domanda possono essere compilate in tempi diversi e quindi, se desideri fare una pausa, puoi salvare le informazioni inserite senza inoltrare la domanda. Accettate le condizioni per il trattamento dei dati personali, puoi inoltrare la domanda. Il sistema conferma l'inoltro e permette la stampa della ricevuta di presentazione della domanda, che ti sarà inviata anche alle caselle di posta elettronica, principale e secondaria, che hai comunicato all'atto della registrazione. Sarà utile conservarla per i contatti successivi con la scuola. L'accoglimento della domanda di iscrizione potrebbe essere subordinato al possesso di specifici requisiti di precedenza stabiliti dal Consiglio d'Istituto della scuola. Per questa ragione è opportuno fornire tutti i dati richiesti nel modulo online. Attenzione! La domanda, una volta inviata, può essere modificata solo contattando direttamente la prima scuola scelta, che la restituirà alla famiglia per le correzioni, sempre che ciò avvenga entro la data di scadenza delle iscrizioni. Ogni informazione sulla variazione di stato della domanda, sino all'accettazione finale, verrà inviata agli indirizzi email indicati all'atto della registrazione. Ti ricordiamo che il servizio delle iscrizioni online è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni, compresi il sabato e la domenica. Inviare la domanda per primi non dà priorità di accoglimento da parte della scuola. La procedura rimarrà aperta fino al 25 gennaio 2021.